Attenzione ragazzi, quando parliamo di automobile, ci sono delle grandi differenze tra American English e British English, quindi ve le spiegherò. Oltre a questo, volevo dirvi che ovviamente le parti dell'automobile sono infinite, non ve le spiegherò tutte in questo video, cioè non entrerò nei dettagli del motore, eccetera, eccetera. Mi limito a quelle più semplici, diciamo, quelle che si usano tutti i giorni nella conversazione, che ne so, come specchietti, cofano, bagagliaio, eccetera. Ci siamo capiti. Quindi cominciamo subito e cominciamo con i portabagagli. Come si dice portabagagli in portabagagli? Portabagagli in British English si dice boot, boot, boot. Put the luggage in the boot. Invece in American English si dice trunk. Put your luggage in the trunk. Put your luggage in the boot. Put your luggage in the trunk. Ok, boot and trunk. Invece parliamo di bonnet, se vogliamo dire cofano in British English, e di hood, se vogliamo dirlo in American English. Bonnet and hood. Bonnet and hood. I come from the hood. Hood vuol dire anche ghetto, ok? In American English. Ma ovviamente non c'entra niente. Bonnet, British, hood, American. Come si dice? Frecce, frecce, si dice indicators in British English and blinkers in American English. Why blinkers? Because they blink. Lampeggiano, blink. Quindi, blinkers in American, indicators in British. Specchietti retrovisori. In British si dicono wing mirrors, wing come ale, come ala, ale. Ala ali in British English, wing mirrors, and rear view mirrors in American English. Ok, rear view mirrors. Come si dice parabrezza? Si dice windscreen in British English and windshield in American English. Shield come scudo, ok? Invece windscreen come schermo per proteggervi dal vento, ok? Windscreen and windshield, scudo per proteggervi dal vento. Come si dice? Uguale in italiano, no? Parabrezza. Brezza cos'è? Un vento, quindi parabrezza. Windscreen British English, windshield American English. Se invece andate a fare benzina in Inghilterra, mi raccomando dite petrol, petrol. Invece in America si dice gas. Attenzione, non confondete con il gas gas, tipo il gas metano. In America quando dicono gas intendono proprio benzina, che sia petrolio o qualsiasi altra cosa, vuol dire benzina in generale, ok? I need to put some gas, devo fare rifornimento. Petrol è la stessa cosa in Inghilterra. Se parliamo del serbatoio, si dice petrol tank in British English and gas tank in American English. Scusate, ma io non sono un esperto dell'inglese americano, cioè lo vedo molto nei film, ma non ci sono neanche mai stato in America, quindi faccio a volte fatica a ricordare. Quindi petrol tank, gas tank. Invece la parola gomma, cioè quindi il pneumatico, si dice tire in British English and tire in American English. Is it the same thing? Well, it's not really the same thing because the spelling is different. Quindi in British English, tire si scrive con la Y, ok? E invece in American English tire con la I e non con la Y, ok? Adesso invece, nelle prossime cose che vi elencherò, non c'è nessuna differenza tra americano e British English, ok? È la stessa identica parola. Quindi cominciamo subito con headlights, i fanali, ok? Headlights. Headlights. E invece tail lights sono i fanali di dietro, tail come coda, ok? Lights come luci, luci di dietro and headlights, testa, headlights, quelle di testa, di fronte. Le ruote, quindi non i pneumatici, proprio le ruote in generale si dice wheel, invece la ruota di scorta si dice spare wheel, ok? Quindi le ruote wheels, ok? Plurale, e la ruota di scorta spare wheel, spare wheel. I freni a disco si dicono disc brakes, disc brakes, e invece il sedile si dice seat, seat. Come si dice paraurti in inglese? Si dice bumper, bumper. Per quello davanti, per quello dietro si dice rear bumper, ok? Bumper, rear bumper, bumper, rear bumper, bumper, rear bumper. Ma vi sfido a dirlo 100 volte, 100, 10 volte di fila. La porta della macchina, la portella, come si dice? La porta, ragazzi con l'italiano ormai. Porta della macchina si dice door, normalissimo come porta, e invece la maniglia, handle,
quindi la stessa identica cosa con una porta di casa. Adesso invece volevo entrare all'interno dell'abitacolo, anche se in realtà vi ho già detto seat, che è sedile. Entriamo all'interno e il volante, per esempio, si dice steering wheel, steering wheel. I pedali si dicono pedals, facilissimo, pedals. Il freno a disco, no, freno a disco, il freno a mano è il handbrake, handbrake. E questo è molto importante per noi italiani perché amiamo usarlo. Il clacson si dice horn, ok? Horn. Il clacson. Questo non è clacson in italiano, è un'altra cosa. Clacson. Clacson, ok? Horn. Ragazzi, come ho detto, non vi ho detto tutto quanto della macchina perché sennò diventavamo matti se cominciavo a dirmi motore, eccetera, eccetera. Magari lo farò in un video futuro. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Commentate se mi sono dimenticato qualcosa, magari lo includerò nei prossimi video. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!